benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti. Alla luce di quanto successo recentemente al Congresso degli Stati Uniti, l'Economist dedica la copertina a Donald Trump con un articolo che racconta di come Twitter ed altri social media abbiano chiuso il profilo di Trump. Però, dato che in occasioni passate nella nostra rubrica abbiamo già trattato di come l'Economist vede il presidente Trump, sarebbe interessante capire quali altri, in che maniera altri giornali, in che maniera altre pubblicazioni lo vedono, ad esempio il New Yorker. E infatti questa settimana siamo andati a leggerci un altro articolo, però questa volta di un settimanale americano, il New Yorker. In un articolo molto interessante che si intitola «Come i social media hanno reso l'insurrezione di Trump una realtà», la cosa che stupisce di più è che il New Yorker critica in maniera un po' aspra Biden. Quindi ovviamente dice che, come stiamo dicendo da tantissimo, i social network sono semplicemente delle macchine per fare soldi e quindi dare a loro la possibilità di amplificare dei messaggi pericolosi come quello di Trump è un pericolo. Ma alla affermazione di Biden e di tanti altri che l'America non è questa, okay? Biden dice, come ho detto, l'America è onore, decenza, rispetto, tolleranza, questo è ciò che siamo, questo è ciò che siamo sempre stati. E risponde il New Yorker, chiunque sappia veramente un minimo di, conosca un minimo di storia americana, sa che questa è a essere gentili una distorsione molto naive. L'America non è, ovviamente non è solo questo. E il New Yorker ci ricorda che 72 milioni di persone hanno votato Trump contro, tra parentesi, 82 che hanno votato Biden. Okay. Quindi Biden resta comunque il presidente americano con più elettori, più supportato nella storia degli Stati Uniti. Nonostante ci siano voci che Biden ha avuto meno voti di Trump, no, Biden è quello che ha avuto più voti di tutti nella storia degli Stati Uniti. Okay. Però appunto ci ricorda il New Yorker che gli Stati Uniti sicuramente non sono così pacifici e gentili come dice Biden, ma possono essere anche pericolosi. Mentre l'Economist evidenzia una delle azioni più drastiche che siano mai state prese dai social media, che è stato quello di oscurare il profilo di Donald Trump, il profilo di un presidente. L'ha fatto Twitter, l'ha fatto Facebook, però almeno, dice Facebook, fino alla fine del suo mandato, quindi fino al 20 gennaio, Snapchat. Nello stesso tempo però sono aziende private, è giusto oppure no che loro abbiano il potere di decidere chi oscurare e chi no? Sia l'Economist che il New Yorker da tempo lottano, comunque da tempo chiedono una regolamentazione dei social network, perché è giustissimo. Cioè adesso la speranza è che l'Europa non sarà più sola nello scenario mondiale, no, contro lo strapotere dei social network. Hai ragionissimo, cioè non può essere una società privata che si autocensura. Ci deve essere uno Stato dietro, la società, che li regolamenta. In contrapposizione a queste aziende come Twitter, Facebook, eccetera, che portano profitti, generano miliardi, ce n'è un'altra invece che sta per festeggiare il suo 20° anniversario il 15 gennaio, che è Wikipedia. Infatti l'Economist dedica un articolo al 20° anniversario di Wikipedia, l'enciclopedia libera. Vorrei dare alcuni dati curiosi, come ad esempio il fatto che contiene ad oggi circa 55 milioni di articoli, che è il 13° sito più popolare di internet, che ha 20 miliardi di visualizzazioni al mese, che non ha azionisti, non ha pubblicità e non genera miliardi. Sì, oltre questo articolo su Wikipedia in generale, sulla storia di Wikipedia, l'Economist fa vedere dei grafici sul numero di articoli in ogni lingua. L'inglese ha 6,2 milioni di articoli, e secondo dopo l'inglese, con 5,5 milioni di articoli, c'è il cebuano.
cebuano. Che cebuano. Io devo ammettere, non sapevo che lingua fosse. È la lingua parlata in realtà da non tantissimi filippini. Cioè, solamente 30 milioni di filippini hanno come prima lingua il cebuano, che appunto ha un numero di articoli secondo solamente l'inglese. Poi c'è il francese con 2,3 milioni, lo spagnolo con 1,7, il cinese con 1,2, l'italiano non viene riportato dall'Economist, comunque ha un milione, ha poco più di un milione di articoli. Non siamo messi benissimo, ma non siamo messi malissimo. Wikipedia è anche una fonte importantissima per i software che si occupano di intelligenza artificiale. Esatto, cioè noi pensiamo sempre a Wikipedia, giustamente pensiamo a Wikipedia come una fonte di informazioni per noi, in realtà Wikipedia è una fonte di informazione enorme, potentissima anche per i computer. Cioè tutti i software che si occupano di NLP, quindi Natural Language Processing, no? Il processamento del linguaggio naturale, quello nostro, come dire, si fondano sull'analisi del linguaggio utilizzato da Wikipedia. Infatti uno dei problemi che si ha a costruire chatbot, quindi a capire il linguaggio umano, è che purtroppo le persone non parlano come un'enciclopedia, quindi i computer studiando su Wikipedia imparano un linguaggio comunque un po' enciclopedico, poi quando gli metti ad ascoltare una persona in carne ed ossa si trovano un po' spiazzati perché parliamo in maniera diversa da Wikipedia. Comunque Wikipedia è fondamentale, cioè non avere Wikipedia nella tua lingua vuol dire praticamente non poter costruire dei software di buona qualità che capiscono e che analizzano il linguaggio naturale. Quindi è due volte importante Wikipedia. Vorrei aggiungere una cosa che mi ha colpito. Siccome spesso il fatto che sia un'enciclopedia libera e che quindi ognuno possa contribuire alla creazione di una pagina viene criticato, è stato fatto uno studio in cui sono stati comparati gli errori di Wikipedia e quelli dell'enciclopedia redatta da professionisti pagati britannica. E la quantità di errori risultava più o meno la stessa. Sì. È praticamente dalla fine del primo decennio del 2000 che Wikipedia viene comparata a britannica e la qualità è stratosferica. Se vogliamo anche ricordare il potere che ha un'enciclopedia come Wikipedia, se la vogliamo contestualizzare alla pandemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha collaborato con Wikipedia proprio per l'informazione sul Covid-19 onde evitare una disinformazione sul virus. Esatto, quindi andate a guardare Wikipedia se avete qualche dubbio, tipo di quanto ha vinto Trump, per esempio. Ma Mario, tu hai mai contribuito alla creazione di qualche pagina Wikipedia? Sì, ho contribuito su molte pagine, ne ho creata una nel 2004 che era stata estratta dalla mia tesi di dottorato ed è la matrice di Kobayashi Maskawa. Kobayashi? Kobayashi chi? Quello dei soliti sospetti? No, sono due fisici giapponesi che hanno ricevuto il Nobel poi qualche anno dopo, grazie ovviamente a questa pagina fantastica su Wikipedia, ma la cosa interessante è che quello che io avevo scritto era estratto dalla mia tesi, quindi probabilmente era troppo tecnico per un'enciclopedia. È stato bellissimo osservare negli anni come questa pagina piano piano è diventata sempre meno tecnica, sempre più inclusiva, quindi sempre più completa e chiara. Quindi è stato un ottimo esempio per me di come la collaborazione tra molte persone che tra l'altro non si conoscono né niente, possa portare da un prodotto normale a un prodotto eccelso. Occorre dire di come noi oggi, grazie ad alcune intuizioni sulla luce di Einstein, viviamo quella che viene definita l'età dell'oro della luce e siamo solo agli inizi. Sì, grazie all'intuizione di Einstein e di tanti altri. Qual è l'intuizione di Einstein che in questo caso ha portato a una rivoluzione nella fisica? Il fatto che la luce sia quantizzata. Qui c'era stata già l'intuizione che l'energia è quantizzata, cioè non puoi dare una quantità di energia quanto tu vuoi, grande o piccola, no? La puoi dare solamente per pacchetti. Einstein dice, probabilmente lo stesso sarà anche per la luce. Quindi cosa spiega Einstein?
Visto che l'Economist non si addentra troppo nei dettagli, diciamo cosa spiega Einstein. L'effetto fotoelettrico, ok? L'effetto fotoelettrico è alla base di quello che stiamo facendo noi adesso. Cioè, l'emissione di elettroni quando un materiale viene colpito dalla luce. Le telecamere sono esattamente questo. I fotoni entrano nella telecamera, producono degli elettroni che poi vanno nel computer e tutto il resto è storia. L'effetto fotoelettrico, che è appunto, come dire, l'antenato dell'antenato della telecamera, cos'è? Abbiamo un materiale surriscaldato che viene caricato negativamente e un materiale che viene caricato positivamente. Allora, teoricamente degli elettroni dal cosiddetto catodo, degli elettroni dal materiale scaldato che è caricato negativamente, degli elettroni potrebbero viaggiare e andare verso il punto caricato positivamente. Questa cosa non succede perché gli elettroni vogliono comunque restare attaccati al metallo. Ci si era accorti che illuminando questa piastrina, degli elettroni sfuggivano, no, e andavano verso la piastrina caricata positivamente. Ma la cosa che non si capiva era che bastava una poco di luce blu e gli elettroni partivano, mentre con tanta luce rossa gli elettroni non partivano. Per quanto la luce rossa uno desse, gli elettroni non partivano. Perché? Perché appunto la luce in realtà arriva per palline, no? Per quanti, fotoni, chiamiamoli come vogliamo. È un po' come se la luce rossa viaggiasse inviando palline da ping pong, quindi molto poco energetiche. Okay? Io ti posso dare un sacco di energia con delle palline da ping pong, però non ti farò mai male. Okay? Ti posso mandare addosso 200 palline da ping pong e darti più energia di un proiettile di piombo, però ti farò male col proiettile di piombo. Quindi l'equivalente del proiettile di piombo, o facciamo di una pietra scagliata, è la luce blu. L'equivalente di una pallina da ping pong è la luce rossa. Quindi cosa dice Einstein? La luce blu fa partire gli elettroni perché i pacchetti sono molto energetici, quindi colpiscono un elettrone e l'elettrone parte. La luce rossa no, perché è come una pallina da ping pong che arriva e non dà all'elettrone sufficiente energia per partire. Ecco, questo fenomeno è esattamente lo stesso alla fine che accade nel silicio delle nostre videocamere. Ma quindi questi fisici che nel passato sognavano questi mondi strani, incredibili, poi alla fine sono quelli che hanno realmente rivoluzionato la nostra società. Esatto, quindi non solamente Einstein, non solamente i fisici, ma anche matematici, la compagnia dei fisici e poi gli ingegneri sono alla base di questa rivoluzione che stiamo vivendo oggigiorno. Ecco, non dimentichiamo che se anche queste aziende si presentano, queste aziende tipo Google, Facebook, Netflix e compagnia, si presentano dicendo sempre, immancabilmente, che loro lavorano per rendere il mondo un posto migliore, in realtà l'unica cosa che vogliono fare è guadagnare, cioè l'unico scopo è il profitto. Se non ci fossero state persone come quelle che contribuiscono a Wikipedia, cioè che hanno il piacere di rendere il mondo un posto migliore senza necessariamente guadagnarci o guadagnarci tanto. E quindi persone come Tim Berners-Lee, che è al CERN, sovvenzionato dagli stati europei nel 91, inventa il World Wide Web, ma anche come tanti ricercatori che hanno comunque inventato internet per la difesa americana, che aveva un centro di ricerca. Se non ci fossero stati questi oscuri lavoratori dell'intelletto come Einstein, che lavorava comunque in un ufficio brevetti a Berna, adesso queste grandi aziende non potrebbero rendere il mondo un posto migliore. E qua dobbiamo mettere proprio le virgolette, no, considerando la nostra apertura. Forse l'hanno reso un po' migliore, in alcuni casi lo stanno rendendo un po' peggiore.